Claudio Missaglia e Passa la paura è ancora il bomber della seconda parte di stagione a consegnare al Marzocco la vittoria esterna, chiusi e contemporaneamente il mantenimento del vantaggio sulle inseguitrici. Sofferenza per la problematica dell'incisività offensiva, ma l'approccio alla gara è comunque più che positivo. Ma ciò non importa, non far rimpiangere Berti. Pierazzi, fidelizzato d'emergenza, merita la sufficienza abbondante nella difesa 3, aiutato da Simoni centralmente e sulla medesima corsia da Sorbini, anche se in avanti mister Coppi non rinuncia al tridente con De Gori in ripresa rispetto alle ultime uscite. Fase di studio con predominanza territoriale azzurra, che già al 15° chiede un calcio di rigore per il doppio contatto in aria ai danni di Mocarelli prima e Menichini poi. Passa un minuto e quindi Missaglia non va ad impattare il cross da destra di De Gori, poi però sul traversone opposto trova lo spazio per il diagonale destinato dunque al fallo di fondo. Il forcing della capolista è costante, da azione simile viene ispirato Menichini, la respinta di un ottimo Nulli e preda di Sorbini a portiere battuto. Stavolta a salvare il risultato c'è l'immolazione di Piccirillo. De Gori in minuto 25 ancora non ha ripreso la mira d'inizio stagione da palla ferma. Per Nulli è ordinaria amministrazione il suo calcio piazzato, ma gli spettri contro il Sochi potrebbero nuovamente manifestarsi, visto che la ripartenza 3 contro 3 è micidiale da parte del Chiusi. Fatto l'uso lancia Catullo, che lascia sul posto Pierazzi e rimette al centro per il numero 9. Girata stilisticamente pregevole, ma il palo a salvare Maccioni da una rete che sembrava ormai realizzata. Questo pericolo fa uscire mentalmente la Sangio dal campo per il finale di frazione con 10 minuti di anticipo. A Catullo non inquadra i pali, però dopo un pregevole slalom e Piccirillo su corner calciato dal talentuoso regista incrocia di testa oltre il montante opposto. Solo nel recupero si rivedono i valdarnesi con un'incornata di Menichini troppo debole per creare problemi a Nulli. Dopo una romanzina inevitabile di Coppi per questi minuti finali di frazione e dopo il rischio autorete provocato dal rimpallo tra Maccioni e Travaglini, riprende una sorta di assedio a testa bassa. Il campo non rende facile il fraseggio e quindi Sala prova dalla distanza, mentre più grave è l'errore targato Mucarelli quando Nulli respinge il tiro cross di De Gori e Sacchi non riesce nel rinvio decisivo. Il centrocampista infatti manda alle stelle il rigore in movimento che ha sul destro. A rinforzare il reparto avanzato Coppi manda in campo anche Pica, ottima la sponda di Missaglia per lui, la conclusione è senza effetto però e così Nulli blocca ancora. A togliere le castagne dal fuoco mentre giungono le notizie del vantaggio degli avversari, ecco dunque Missaglia. Sporcato il tiro di Alessandro Bega, l'attaccante si infila nel fuorigioco biancorosso e fulmina l'estremo di prima intenzione. Esplode la festa della torcida azzurra che non si ferma fino a dopo il triplice fischio. Non cambia niente in classifica, ma ancora una volta c'è una giornata in meno da giocare.